per brindare a un incontro. Giallo paglierino, ambrato, uno spettro di colori che può variare dal giallo intenso al marrone fino all'arancione. No, non stiamo parlando dell'ennesima recensione del Moët Chandon, ma del prezioso liquido che a giorni alterni esce dai rubinetti dei gelesi. E prezioso non è un eufemismo, considerate le ultime bollette recapitate da Caltacqua, l'acqua ai gelesi costa più dello champagne, ovviamente, quando e se arriva. L'acqua non potabile, questo si sapeva già da tempo, noi abbiamo depuratori e per quanto ci riguarda è tutto, però a oggi siamo attrezzati con le bottiglie dell'acqua e fare queste spese nonostante paghiamo delle determinate bollette non mi sembra giusto, perché innanzitutto il pane viene mangiato dai nostri figli eccetera eccetera, quindi che futuro stiamo dando ai nostri figli? L'acqua inoltre da tanti anni non ce l'abbiamo potabile, poi per quanto riguarda la condotta idrica che chissà forse l'hanno fatta ai tempi dei greci e quindi è tutta fatiscente e ogni piccolo lavoro scoppia, poi anche perché c'è l'incuria dei nostri amabili amministratori. Lavarci no, adesso hanno detto che anche non si può lavare quest'acqua, di bere non si può bere, cucinare niente. Per il nostro paese è una vergogna, perché paghiamo l'acqua a peso d'oro e non possiamo usufruire nemmeno di lavarci, anche per i piatti, e fa male tutto. Non si erano ancora placati gli echi della grande crisi idrica di luglio, con i cittadini gelesi a secco per oltre 20 giorni, costretti a venire a rifornirsi d'acqua presso un'autobotte piazzata in piena a Piazza Umberto, da fare invidia alla Somalia degli anni 90, che Caltacqua, con un tempismo da manuale, fa recapitare le bollette con il conquaglio del 2018. Bollettini a tre o quattro cifre che hanno fatto saltare sulla sedia anche il più pacifico dei gelesi. E da qui parte la gara a chi possa la bolletta più salata. C'è il single con il suo bollettino da 670 euro, la famigliola con le sue 1720 euro e poi il record di 3029 euro. Un'escalation di numeri che ha scatenato il malessere sociale e la rabbia dei cittadini che a fronte di un servizio scadente si trovano tra le mani bollette aumentate. Una rabbia che si è riversata su un gruppo Facebook. Sono circa 6.000 in pochi giorni i cittadini iscritti al gruppo Fuori Caltacqua, che sta concentrando i disagi di centinaia di gelesi che vorrebbero estromettere la società italo-spagnola dalla gestione idrica. Oltre alle lamentele vengono postate foto di bollette con gli aumenti ben visibili o la qualità dell'acqua che viene fornita nelle case dei gelesi. Sempre attraverso questo gruppo pubblico si sta organizzando una prima assemblea spontanea. Come nella primavera araba, la scintilla nasce sui social per poi finire in strada, ma attenzione a lasciarsi infervorare troppo dalle rivoluzioni di pancia. Magari non finirà come l'Iraq post Saddam o come la Libia post Gheddafi, dilaniate dalla guerra tra bande, ma se realmente si vuole cacciare via Caltacqua, e i motivi ci sarebbero tutti, bisogna iniziare a fare i conti con il dopo. Perché è facile dire torniamo all'acqua pubblica, ma chi ha qualche anno in più ricorderà cos'era la gestione ai tempi del carrozzone EAS. Ed è qui che i cittadini dovranno fare i conti con la tanto vituperata politica, perché è ai suoi rappresentanti eletti che il popolo dovrà chiedere un piano B, una exit strategy valida che ci conduca per mano a un servizio efficace ed efficiente. Caltacqua intanto rilancia, inutile protestare, abbiamo restituito 1 milione di euro agli utenti, scrive in una nota. Nel frattempo gli impiegati della sede di Gela fanno spallucce ai cittadini che vanno a chiedere spiegazioni e mentre la rabbia monta sempre di più, torni a casa, apri il rubinetto e... Cameriere, champagne, nano.